Beh, posso dire una cosa. Alle 7:30 la piazza è piena. E non abbiamo ancora iniziato, davvero. Allora, come noi gli insegneremo come si riempie una piazza, noi gli insegneremo come si fa politica a Roma. Ci accusano di essere inesperti, eppure gli esperti l'hanno distrutta Roma. Gli esperti Roma se la sono mangiata con i loro amici, con le lobby. Ecco in che cosa erano esperti. Noi quell'esperienza non la vogliamo, noi ne vogliamo un'altra, vogliamo questa. Vogliamo quella che ci viene da vivere ogni giorno nella città, svegliarsi la mattina, provare a prendere i mezzi pubblici e quando non ce l'hai perché te l'hanno tagliato, hanno detto che l'hanno razionalizzato, quando non ce l'hai prendi la macchina e stai chiuso nella tua scatoletta di metallo per andare al lavoro, quando ce l'hai il lavoro, perché poi tra la legge Fornero e il Jobs Act è una fortuna se ti resta il lavoro. Legge Fornero votata anche dalla Meloni, che va in piazza a difendere le persone. E allora noi siamo qui. Io sono qui con voi per li asfaltiamo, mi suggeriscono, sì, li asfaltiamo. Sono qui con voi perché questo è il nostro momento, perché noi che siamo portavoce avevamo una vita esattamente come voi. Eravamo sul divano, guardavamo la televisione e dicevamo: ah, guarda questo che dice sempre le stesse cose, guarda quest'altro. E invece di lamentarci, a un certo punto abbiamo detto: beh, iniziamo a fare qualcosa, e abbiamo rinunciato un po' a quelle che erano le nostre vite per impegnarci in questa avventura bellissima che si chiama la politica. Signori, la politica fatta così è una cosa bellissima. Pensare alla nostra città, ricostruire quel senso di comunità che non c'è più. Ce lo ricordiamo l'episodio di Sara? Le parole sono queste: se qualcuno si fosse fermato, quella ragazza forse oggi sarebbe ancora viva. Noi questo dobbiamo fare. Dobbiamo ricostruire oltre una città un senso di comunità che non c'è più. Questo dobbiamo fare.